Amici sportivi, un saluto da parte di Davide Carpentieri. Qualcuno pensa che il calcio sia una questione di vita o di morte. Si sbagliano, il calcio è molto di più. TBM Valmontone, a tra poco. L'attesa è finita, si comincia. Subito un'occasione prepotente nei confronti dei padroni di casa. Eccolo il cross sul secondo palo, c'era Scifoni in agguato come un avvoltoio. Rimessa dal fondo. Una partita davvero molto intensa sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, da una parte e dall'altra. Sicuramente c'è tanta tensione, le squadre si stanno studiando per il proseguimento di questo match. Siamo già al quinto minuto di gioco, in cui i pronostici in questa partita contano ben poco. Due squadre alla pari, una partita molto equilibrata, ma poi contano i fatti e la realtà. Eccolo il capitano Bombardieri. Ormai è il punto di riferimento di questa squadra, il perno, il pilastro della rosa dei ragazzi di Oscar Cordioli. Ora Scifoni con calma al dietro indietreggia lo scarico per Bombardieri, che gestisce lui, vuole orchestrare. Punizione battuta subito per il Valmontone, cerca il passaggio filtrante. Al limite dell'area di rigore c'è l'intervento di Tiziano Guinio. Ormai dappertutto la presenza immensa del numero 5. Ancora Carboni, adesso prova il destro, che brivido, la prima occasione da gol per il TBM, sfiora il palo. Ancora il Valmontone che adesso ci sta credendo, sta prendendo tanto spazio, cerca un'idea, cerca movimento, il numero 9, la sterzata, va fino in fondo, il cross morbido, è uscito il pallone, rimessa dal fondo, la partita si accende. Marco Carboni centralmente, adesso grande scambio, il dai e vai, il cross in area di rigore, il tacco a cercare l'intozzi, che brivido. Aquino, eccolo il cross sul secondo palo, c'è Scifoni che stacca, poi l'intozzi si coordina al volo, calcio d'angolo. Ancora Scifoni, tanti contatti, e ora il calcio di punizione per i padroni di casa dalla tre quarti. Siamo alla 26esimo. Eccolo il cross sul secondo palo, c'era Oddi in agguato, che brivido, ancora una volta. Palla filtrante alla ricerca di Thomas, l'intozzi in mezzo a due, ottima la chiusura del numero 4 del Valmontone, che favorisce il possesso per gli ospiti. Ancora Carboni, adesso con la sua classe, il talento e la tecnica, cerca anche lui di portarsi la squadra sulle spalle, ma sicuramente il TBM è davvero più convincente nei confronti del Valmontone. Ora Fiorini, ottimo intervento, ottima uscita. Condizione molto insidiosa per il TBM, in battuta c'è Matteo Carboni, c'è davvero un grande mucchio con un Oddi davvero selvatico nel cuore dell'area di rigore, una partita selvaggia. Carboni, eccolo il cross sul secondo palo e c'è un calcio d'angolo per il TBM. Siamo al 33esimo minuto del primo tempo. Mischia furibonda in aria, eccolo il cross sul secondo palo, c'è Bombardieri, poi l'intozzi di testa, non è finita, Scifoni si gira, non va. Ancora Carboni, di nuovo uno contro uno, poi il passaggio preciso. Ancora Oddi, il filtrante, cercare l'intozzi, busta, numero, l'intozzi, messo giù, abbattuto, tutto regolare. Ma che occasione l'intozzi, che si è divorato al 35esimo. Ancora Carboni, messo giù, calcio di punizione. I decibel stanno crescendo qui al Panigale Stadium, il pubblico delle grandi occasioni. È lui che fa la differenza. Calcio di punizione per il Valmontone, c'è Oddi e Carboni in barriera per disturbare l'attacco offensivo del Valmontone. Ora cross direttamente in porta, ma che parata abbiamo visto, che miracolo, che occasione, che brivido, che acuto. Siamo al 42esimo di questo primo tempo davvero selvatico, con tante occasioni del TBM, ma sicuramente deve essere più cinica sotto porta. Una partita tutta da seguire, molto interessante, rimanete con noi, non ve ne pentirete. Eccola qua la sciabolata avvolgente alla ricerca di Lintozzi e poi ottima uscita di Stefano Fiorini. Ancora Oddi, una garanzia, una sentenza, ma commette fallo per il direttore di gara, super aggressivo
ma tanta cattiveria agonistica nel termine più che positivo per Orizzonti. Ancora in tozzi il triangolo, non è riuscito per pochissimo. 1-2 con il numero 9, ma sicuramente c'è tanta intesa, ottimo feeling vincente. Eccolo qui, il duplice fischio per il direttore di gara. Intervallo, a tra poco. TBM 0, Valmontone 0. L'attesa è finita, è cominciato il secondo tempo. Vediamo come sarà l'approccio, l'impatto del TBM. Comincia il secondo tempo, vediamo se sotto l'albero di Natale c'è una vittoria per i padroni di casa. In battuta va Carboni, eccolo il cross sul primo palo, c'è un Tozzi che schiaccia ma non trova l'impatto, ancora nuovamente con il pallone, ancora un'altra occasione per il numero 11. Ancora il TBM, ancora con l'intozzi, spalle alla porta, c'è anche Oddi in agguato come al solito in area piccola, ma non è riuscito ancora una volta ad arpionare il pallone. Ancora Carboni a cercare l'intozzi, corpo a corpo, l'intozzi tutto regolare, anzi no, c'è un fallo incredibile ai danni di Thomas Rintozzi. Siamo al 71esimo, TBM 0, Valmontone a 0, ancora parità assoluta da una parte e dall'altra. Sicuramente il TBM ha avuto tante occasioni e le deve sfruttare al 110%. Ancora Carboni, poi Oddi, 1-2 con Rintozzi, 3 contro 3, Rintozzi a giro, Thomas! Rintozzi 1-0, il vantaggio del TBM, il dio del calcio. Da non sottovalutare anche l'assist perfetto, un assist al bacio di Loris Oddi per Rintozzi, un destro al giro fulminante. Ancora Rintozzi, indemoniato, il filtrante, posizione di fuorigioco irregolare per il direttore di gara, poteva essere il raddoppio ma è stato negato. Esce l'autore del gol, Thomas Rintozzi, applaudito dal pubblico, ottima la sua prestazione. Ancora nuovo cross in mezzo, non è finita, il pallone che rimane lì e poi punizione per il TBM, ma che brivido in questo finale di partita. Tutto pronto, eccolo il cross un po' morbido in area di rigore. L'azione non è finita, c'è Scifoni solo per un attimo. Oddio, il gladiatore! 91esimo, secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, la partita è sempre più accesa, con tante occasioni, più vivace, più determinante. Si aspetta solamente il triplice fischio. TBM 1, Valmontone 0, corpo a corpo. Siamo in area di rigore, eccolo il cross sul secondo palo. Probabile brivido, si gira, incredibile! Ma che brivido in area piccola! Era tutto solo, che occasione! Ancora una volta! Eccolo il cross sul secondo palo, al volo! Non va! Calcio d'angolo! La partita è finita, TBM 1, Valmontone 0, una vittoria importantissima. Prima delle vacanze natalizie, il TBM si fa un bel regalo sotto l'albero. Un saluto da parte di Davide Carpentieri, alla prossima, buone feste!